Ciao a tutti da Mr. Green, oggi vi porto insieme a me a raccogliere i cachi all'interno di un grandissimo parco di una vecchia villa di campagna appartenuta a una persona molto facoltosa e questo parco però è già da tantissimi anni, è stato abbandonato e quindi le piante che erano state coltivate in origine, sono in parte morte, in parte sono ancora vive, ma verso in condizioni abbastanza penose. Nel frattempo, però, la natura ha preso possesso di questo ambiente. Infatti, vediamo a terra tantissima edera che crea un tappeto molto fitto e piantine di ligustro iaponico che nascono qua e là, grazie ai semi trasportati degli uccellini. Così come anche nascono casualmente anche piantine di acero campestre, come quello che sto inquadrando in questo momento. Notate anche una pianta di tasso che è nata anche questa dalle bacche che gli uccelli trasportano e si possono vedere nell'immagine anche dei tronchi di albero caduti con il vento, con il peso della neve degli anni passati e con l'indebolimento dovuto alla mancanza di interventi di potatura e per questo parco che è immenso ma assolutamente non più gestito e quindi lasciato completamente in mano alla natura che lo sta rimodellando con l'ingresso di nuove specie pioniere. Ed eccolo in fondo i cachi che andremo a raccogliere tra pochissimo. Vai regia! E ci addentriamo all'interno di questo parco lasciato incolto per tantissimi anni. E proprio questa incuria ha permesso alle piante di cacao di diventare enormi, come volume, come altezza soprattutto. Infatti raggiungono in certi punti anche i 10-12 metri. La produzione di quest'anno è veramente sbalorditiva. Io ho potuto raccoglierne solo una piccola parte perché la mia scala non mi consentiva di raggiungere i rami più alti. Ma questa produzione enorme verrà, consumata dagli uccelli che qui troveranno una dispensa alimentare sempre a disposizione. Notate anche l'immagine della villa, mentre scorrono le immagini, io vi parlo un po' della caratteristica più evidente di questo frutto, cioè quella della bontà, della dolcezza, sicuramente della presenza di vitamina A in grosse quantità, di vitamina C e di sali minerali molto importanti, anche della sua astringenza e quindi di questa difficoltà nel consumarla se non completamente maturi. Questa è una caratteristica sgradevole, non di tutte le varietà comunque, e che riguarda le cellule tanniche che contengono al loro interno dei tannini solubili. Questi, una volta che si morde il frutto, tendono ad interagire con le proteine presenti sulla superficie della nostra lingua, producendo quella sgradevole sensazione di astringenza. Per eliminare questo effetto collaterale molto sgradevole, occorre appunto fare maturare i frutti, come a livello industriale all'interno di celle con atmosfera controllata ricca di CO2 e di etilene, oppure con il congelamento, mentre a casa si consiglia di mescolarle, e questi sono i consigli che ci davano i nostri nonni, mescolarle assieme alle mele, specialmente delle varietà Anurka o Red Delicious, appunto per promuoverne il processo di maturazione. Molte varietà oggi sono non astringenti alla raccolta, quindi praticamente sono già edibili nel momento in cui possono essere staccate dalla pianta. E la varietà cacomela si sta facendo sempre più strada perché è una varietà soda, polposa, abbastanza dolce, che elimina quello sgradevole senso di molliccio che possono avere i cachi tradizionali durante la maturazione. E il caco, quindi mela, è un caco più sodo, più polposo, e lo possiamo paragonare alla consistenza della polpa della pescanoce. Ma ci sono anche altre varietà che stanno emergendo e riscuotendo molto successo da parte dei consumatori e mi riferisco a alcune varietà spagnole, come ad esempio il Rojo Brillante, che è una varietà tradotta rosso brillante, costituita da una polpa molle ma non troppo,
soprattutto da un'epidermide, da una buccia costituita da un rosso veramente appariscente, splendente, brillante per l'appunto, che appunto sta avendo molto successo sui mercati. La pianta di cacao è una pianta che cresce in maniera vigorosa su quasi tutti i tipi di terreno, eccetto quelli pesanti, e che richiede potature severe in modo che sia stimolata a germogliare e a fiorire in abbondanza. Questo che ho raccolto oggi è una varietà di cacao tipo, costituito da una pezzatura grande, la buccia è liscia, la forma è rotondeggiante. E che confrontiamo con l'altra varietà di oggi che ho raccolto, la varietà Fujiu, dotato di scanalature sull'epidermide, di una dimensione più ridotta e di una forma un po' più squadrata. Entrambi sono dolcissimi e comunque richiedono l'ammezzimento per essere consumati. Eccoli qua insieme a confronto. L'ultima cosa che vi racconto dei cachi è che richiede pochissimi trattamenti fitosanitari, quindi un frutto sano, biologico. Pochi interventi, l'unico parassita che la può interessare è la cocciniglia, in questo caso si utilizzano gli oli minerali, tra l'altro consentiti in agricoltura biologica. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando ai prossimi video. Un abbraccio caloroso da Mr. Green. A presto!